comincia l'avventura del signor Bonaventura! Il gran portento. Fermiamoci un momento, soltanto un momento. Fintanto che sono ricco e contento, voglio almeno fare testamento. Lascio tutti i miei milioni solo a quelli che sono buoni. Un milione di baci veri a chi è gentil con gli stranieri. Un milione di caramelle a chi salva l'altrui pelle. Un milione di scappellotti ai politici corrotti. Un milione di baci fatati ai bambini appena nati. E a noi altri, a torgitani, un milione di battimani. Allora, torniamo alla realtà anche noi. A questo punto, la realtà del Teatro India, insomma, che ci ospita, vi do la possibilità di raccontare brevemente a ognuno di voi, quindi vi passate il microfono, qual è il vostro milione e la vostra ricompensa dopo questa esperienza. Beh, per me è il gruppo, il fatto che si è creato un gran gruppo di lavoro che poi va anche al di fuori dello spettacolo, sia con... Vabbè. Anche per me il gruppo è l'esperienza di lavorare questa è, con... Scusa, questa è l'ansia, no, di cui parlavamo, che in televisione non puoi capire. Esatto, è anche lui fa televisione. Comunque sì, di poter interagire anche con loro due, che per me è stata una prima esperienza, è stata fondamentale. E come cane anche la differenza di trovare un ululato fra il triste e l'allegro, che è stato fantastico. Condivido, eh. Perché io fino alla Duca faccio bene, a Marco Liari è poco strano, faccio le scene, è più lento. Poi c'è la mia contessa, ecco qua. Costo di ripetermi, sì, il gruppo sì, che si è creato molto bello, appunto lavorare con loro, per me anche lavorare su Bonaventura, perché io da piccola lo divoravo Bonaventura, quindi quando l'hai accanto. Io aver incontrato, mi ripeto anch'io, questo gruppo di lavoro, queste persone, però anche in una dimensione artistica molto coerente, nel senso scenografie, interpretazione, vignette, tutto era molto coerente, e questo secondo me ha aiutato anche la gruppo, dinamica del gruppo. Gruppo non significa approssimazione, anzi se si vuole lavorare bene significa rigore professionale. E questo rigore, questa soprattutto coerenza è la cosa che a me è piaciuta di più artisticamente, ma secondo me poi le due cose... Cioè, sfumano sempre l'una dell'altra. Ma per me, io cambio un po', sì, a parte che il gruppo, io dico che fa ridere Marco. Benissimo. Ma sì, essere ritornato bambino
e ripercorrere le tavole che leggevo quando ero un bambino. E poi, insomma, è un enorme piacere lavorare con una banda di cretini, C maiuscola. Oh, Dulcis in fundo. Per me è stato sicuramente molto bello lavorare con Marco, perché comunque ci ha dato una grande, insomma, un clima sempre molto disteso. E poi ovviamente lavorare a uno spettacolo di questo tipo mi ha fatto ritrovare comunque cose che già conoscevo, aggiungendo una professionalità nuova e dei tempi di lavoro sicuramente molto, molto belli. Marco, in pochissimi secondi che siamo fuori, continuare il nostro viaggio, io e te da soli, quindi salutiamo i ragazzi, noi proseguiremo poi adesso con la visione di un altro filmato. Tu, per salutarli, cosa vuoi dire? Una battuta. Che sono stati dei cretini strepitosi. Perfetto. Allora, adesso se volete vi vedete quest'altro filmato che riguarda Marco Bagliani quando ha lavorato con altri ragazzi, dove ci spostiamo nello spazio geograficamente. Erano i ragazzi di Nairobi, Chokora, no? Ex Chokora, cioè ex, spazzatura, ormai non sono più spazzatura, tutt'altro, anzi, poi capiamo che questa frase non è un'offesa, anzi, mi riferisco al Pinocchio Nero che ci porto indietro nel settembre del 2004 e precisamente nel Globe Theater di Roma, qui a Villa Borghese, quando appunto ci fu questo allestimento che è il punto di arrivo di un percorso esaltante. Vediamo. Intanto vi saluto perché poi dopo non ci siete più, sparite così magicamente. Okay. Quindi. C'era una volta un re! No! 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 C'era una volta un pezzo di legno! C'erano una volta 20 cose, 20 pezzi di legno, senza nome, senza dignità di esseri umani, senza casa, senza lavoro, senza famiglia, senza futuro. I ragazzi delle discariche di Nairobi. Insomma, c'erano una volta 20 Chokora, 20 spazzature. Ora non più. Ci sono 20 ragazzi dagli 11 ai 17 anni, pieni di vita, carichi di sentimenti e speranze. Ora tutto è cambiato, dalla strada al teatro, dai rifiuti al palco, dal terrore al calore dell'amore. È la storia di un'incredibile metamorfosi resa possibile dall'AMREF e dal progetto teatrale di Marco Bagliani, che in 2 anni, dallo sniffare colla, li ha portati a recitare al Globe Theater di Villa Borghese e a vestire i panni di Pinocchio, il burattino di legno che diventa, dopo 1000 peripezie e disavventure, finalmente un bambino. E l'aderenza della favola collodiana alla realtà feroce vissuta dai ragazzi keniani è impressionante. Non c'è stato alcun bisogno di adattare il testo, né di sovrapporre simboli o visioni. Erano già tutti dei Pinocchi, dei burattini in balia di pericoli, paure, perdizioni e violenze. E hanno vissuto sulla loro pelle il miracolo della trasformazione. Grazie a una preparazione quasi accademica hanno imparato a tirar fuori la voce, la mimica, l'interpretazione, ad esprimersi col movimento e a conoscere le potenzialità dei loro corpi. E soprattutto hanno intravisto finalmente una meta tanto agognata, quella di una vita normale. Alla fine del pezzo di legno della cosa non resta più nulla. C'è un bambino con nome, cognome e passaporto. Mi chiamo Arax Lavasia, adesso una passaporto! E l'affermazione finale della propria identità, gridando a squarciagola il proprio nome e sventolando il passaporto, avviene in un tripudio generale, con la standing ovation di un Globe Theater mai visto così stracolmo, esaltato e commosso. C'è un silenzio adesso, dopo tutti i ragazzi che sono andati via. Siamo in un altro mondo. Siamo in un'altra dimensione. Ma non troppo lontani neanche da Bonaventura, perché la gioia di questo Pinocchio, per come è stato realizzato, è, cioè il lavoro che c'è dietro è simile. Cioè l'idea di un teatro gioioso, io penso che il teatro non si dovrebbe soffrire, anche quando fai una tragedia greca, però la preparazione degli attori dovrebbe essere gioiosa, perché sennò non giochi a fare teatro. Quale insegnamento attorico e artistico i ragazzi di Nairobi possono dare ai nostri attori? Hanno la capacità di essere presenti nell'attimo in cui stanno facendo le cose. Cioè loro non hanno un pensiero spostato nel futuro.
la parola progetto non esiste in Kiswahili, cioè insomma è una cosa che ha a che fare con l'Africa, non solo con i ragazzi di strada ancora di più vivono, cioè non esiste dal punto di vista lessicale proprio. Sì, è difficile pensare a qualcosa che cosa facciamo domani, tra un'ora, dopodomani, tra un mese. Cioè, oggi, cosa c'è da fare oggi, cosa c'è da fare adesso? Questo che vantaggio comporta? Che per un attore è stupendo, perché non stanno mai, noi, i nostri attori sono sempre un po' più in là di quello che stanno facendo, stanno già pensando al giudizio che ci sarà dopo, alle aspettative che hanno, no? E loro invece riescono a stare lì con quello che succede, anche con gli errori che succedono. Spesso uno non riusciva a infilarsi una camicia, se la infilava al contrario, quello gliela sistemava e si prendevano il loro tempo per fare le cose. Era quello che diceva Cocteau ai suoi attori, diceva guardate quell'operaio che sta aggiustando il palco, è perfetto, voi riuscireste a farlo così. La realtà della concretezza, sì, questo così è un grande insegnamento. Cambiamo scena e tempo, ancora più indietro di un anno. Novembre del 2003, l'esperienza del teatro nelle case, quindi nella Valle del Samoggia, dagli amici del Teatro delle Ariette, Stefano Pasquini e Paola Berselli, gli attori contadini attori, lì per una questione che ci porterà a parlare del teatro di narrazione. In un convegno un manipolo di addetti ai lavori si pone una domanda tanto semplice quanto titanica: di cosa è fatto un teatro? Si scatenano riflessioni sulle radici, il presente e il futuro di quest'arte. Si insinuano dubbi e quesiti che ci accompagneranno per tutta la serata. Ma si finisce a gnocco fritto e vino, e qui le opinioni convergono. Ma a dare una tregua ai pensieri esistenziali sul teatro e al colesterolo, ci pensa Marco Bagliani, che in un'accogliente casa privata in località Zappolino ci aspetta per regalarci Tracce, uno dei spettacoli di questa rassegna autunnale. Può stare 10 minuti. Se riesce per 5 minuti a fare bolle, il bambino è preso da uno stupore. È la prima volta che sta sentendo un suono che lui sta facendo e che gli piace. È meraviglioso. Cosa sta accadendo? Lo stupore infantile è il primo tema di questo pensare affabulando. Bagliani parte dal punto di vista del bambino per invitare a recuperare la capacità di meravigliarsi e per riconsiderare, sotto una luce nuova e autentica, fiabe, miti, archetipi e dettagli quotidiani. Guardate cosa succede quando si apre un barattolo di conserva in una cena. Partono storie. Sempre. Ma tu come le hai fatte? Mia zia ci metteva, no, io con la cipolla, no, se non tagliuzzi l'aglio. Cominciano racconti culinari che diventano genealogie di famiglie, di parenti, di raccolta di zucchine, di altri modi di fare cibo, che si diffonde come immaginazione del cibo. Sono racconti, sono storie. Gli stimoli che si ricevono da questo incontro casalingo sono innumerevoli. È una digressione sul valore del conservare la natura e le sue storie, sul molteplice significato dell'incantamento, che ammalia, irretisce e affascina, e quindi lega con maglie, reti e fascine, ma anche che produce un canto, che si è asservito alla tecnologia, inebetisce. E che il resto